Quello che stiamo per mostrarvi è uno dei luoghi più belli del pianeta, una delle piazze più famose, non solo del mondo, ma soprattutto del barocco. Qui si sono affacciati imperatori, papi, principi, ma anche gente comune. E soprattutto hanno lasciato la loro traccia degli artisti quasi immortali. Eccoci, è Piazza Navona. Eccola, nella sua maestosità, nella sua solennità, ma anche nella sua vivacità. Perché, vedete, qui l'orologio della storia non ha mai smesso di andare avanti, dall'antichità. E anche in tutti i giorni potete vedere tante persone. Una piazza gremita di turisti, di viaggiatori, di amanti della bellezza. In effetti questo è uno di quei luoghi che vi accolgono. E noi, per riuscire a cogliere l'essenza di questa piazza, che forse rappresenta meglio di qualunque altro luogo l'essenza di Roma, bene, siamo venuti di notte per trovarla avvolta nel silenzio. E soprattutto avvolta da questa dolce musica dell'acqua, che non è casuale, ha anche un suo motivo di essere. Ma come mai si chiama Piazza Navona? Ebbene, per scoprire l'origine, il motivo di questo nome, bisogna fare un salto indietro nel tempo di quasi 2000 anni, fino all'epoca romana, fino all'86 d.C., con un imperatore, Domiziano, che ebbe un'idea, quella di realizzare un luogo dove si gareggiasse certo con gare d'atletica, ma anche con gare di cultura, poesia, canto, musica. Era chiaramente un'idea di stile e di ispirazione greca, perché così è la bellezza di un individuo, una bellezza che si basa non solo sul suo aspetto fisico, ma anche sul suo intelletto. E per realizzare, diciamo, un luogo adatto per queste gare, decise di costruire quello che vedete alle mie spalle, cioè addirittura uno stadio. Il luogo prescelto come sede è il Campo Marzio, cioè un'area di Roma da sempre riservata agli addestramenti militari, alle corse dei carri, alle esercitazioni ginniche, una specie di palestra a cielo aperto. È probabile, infatti, che anche Cesare e lo stesso Nerone abbiano utilizzato questo luogo per farvi costruire degli stadi in legno. Ma quello che Domiziano fa innalzare ha qualcosa in più. È il primo e unico esempio di stadio in muratura della Roma antica. Noi ora siamo scesi a più di 4 metri di profondità, siamo accanto a Piazza Navona, proprio al di là. Tutto attorno a noi la città continua a vivere con i suoi rumori, il suo traffico. E vedete, queste sono le strutture imponenti dello stadio di Domiziano, con questi pilastri travertino, e si vedono ancora le gradinate utilizzate dal pubblico per salire e andare a vedere gli spettacoli. La cosa che impressiona di più è vedere ancora i mattoni al loro posto, ordinati, dopo così tanti secoli. E la cosa che colpisce di più, certamente, è immaginare che questa struttura sia solo una parte, perché tutto il resto dello stadio esiste ancora, si trova sotto i palazzi, nelle cantine delle case che si affacciano su Piazza Navona. E allora, in un certo senso, noi stiamo camminando su due epoche, quella romana e poi quella moderna. Questo luogo, che è visitabile, vi può offrire una visione straordinaria, quella dello stadio come appariva a quell'epoca. 265 metri di lunghezza, poteva contenere 20-30.000 persone, la metà del Colosseo. E appariva così, come una specie di lungo ferro di cavallo con i lati paralleli, una parte arrotondata, emiciclo, e un'altra più rettilinea, piatta, anzi anche un po' obliqua.
e lo si vede molto bene, costituito da due ordini di arcate. E qui che si affollavano le persone per salire a vedere lo spettacolo e entravano attraverso quattro aperture visibili in questo bellissimo modellino che è stato realizzato negli anni 40 da Italo Gismondi, lo stesso che poi ha realizzato quel famosissimo plastico di Roma, appunto in età costantiniana. E allora quello che sorprende è che in cima, proprio qua, c'erano tantissime statue e queste statue sono state ritrovate, alcune, i resti, tante altre sono andate distrutte, trasformate in calce nel Medioevo, eccetera, ma alcune hanno continuato, per così dire, a vivere, tra virgolette. Una in particolare è quella di Pasquino, si trova a poca distanza qui da Piazza Navona e era una tradizione nel Cinquecento, cioè la tradizione di appendere dei cartelli con delle invettive, diciamo delle scritte certamente di critica, un po' caustiche, nei confronti dei potenti di allora, ed erano sempre in versi, in dialetto romanesco. E questa è un'antica tradizione, quella di fare dei sonetti o comunque dei componimenti in versi in dialetto romanesco, e l'erede più famoso forse è Giuseppe Gioacchino Belli, straordinario poeta romano che proprio su Piazza Navona ha dedicato un sonetto. Quello voluto dall'imperatore Domiziano, insomma, era uno stadio per le gare. In effetti la forma era molto simile a quella del Circo Massimo, solo che nel Circo Massimo c'erano le gare di carri, di cavalli, c'erano i cancelli di partenza, poi c'era quel muro centrale attorno al quale le quadrighe gareggiavano. Qui invece lo spazio era aperto, perché le gare erano di atletica, praticamente si facevano gare di corsa, di salto, di lancio del giavellotto oppure del disco, pugilato, lotta, e anche delle gare di componimenti poetici. Insomma, era un concetto molto greco. In effetti, gara in greco si dice agon. E i romani avevano proprio preso questo termine e per le gare si parlava di agones, e da qui deriva il nome della piazza, perché in agones è diventato in Navona e poi Navona. Il nome della piazza quindi ricorda ancora oggi quello che avveniva proprio al di là di queste mura. È un passato che continua a palpitare in un certo senso. Pensate che solo nel 200 d.C. hanno cominciato a esserci, diciamo, combattimenti diversi, una tradizione romana, i combattimenti dei gladiatori. E appena poco più di 100 anni prima della fine dell'impero, Costanzo II, l'imperatore, diceva che questo edificio era uno dei più belli che potevate vedere a Roma. E poi? E poi è venuta la fine dell'impero romano. Una fine che ha portato anche alla rovina di questo straordinario edificio, depredato, considerato una specie di cava di travertino e di marmi, e poi definitivamente caduto in rovina. Ma nel 1477 tutto cambia. Il Papa della Cappella Sistina, Sisto IV, decide di spostare il mercato settimanale proprio qui, a Piazza Navona. Di solito si teneva proprio ai piedi della Araceli, e quindi in un certo senso ha operato quello che potremmo dire una riqualificazione dell'area. Ma proprio a partire da 1477 fino a metà dell'Ottocento, ogni settimana è proprio qui che si è tenuto il mercato più importante di Roma. Ma a dare fama e sicuramente lustro a questa piazza sono stati due famosissimi artisti che hanno incendiato il barocco a Roma, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini, due persone completamente diverse, solare, iracondo, arguto, ma anche molto cordiale. Bernini invece ombroso, schivo, quasi timido, Francesco Borromini, che tra l'altro
vestiva molto spesso degli indumenti scuri alla spagnola, si diceva allora, e le loro interazioni hanno acceso il barocco di Roma. La sfortuna di uno significava la fortuna dell'altro, e proprio l'assetto di questa piazza meravigliosa è stato un punto focale di questo loro scontro, di questa loro rivalità. Ed ecco la Fontana dei Fiumi, un capolavoro del Bernini, un simbolo del barocco, ma soprattutto della sua genialità. E a cominciare da questa vasca così bassa da sembrare un abbeveratoio, dalle acque sembra sorgere questo monumento con queste rocce e i famosi quattro fiumi con questi colossi, e in cima, quasi in un perfetto equilibrio, ecco un obelisco che proviene dall'antichità, di età romana, trovato sull'Appia, e in cima una colomba con un ramoscello d'olivo che si trova tra l'altro nello stemma proprio dei Panfili, quindi al tempo stesso simbolo di potere qui a Roma, ma anche simbolo di pace. E fare il giro di questa fontana equivale davvero a fare un giro del mondo. Guardate, si comincia da quel leone che dal 600 sta lì, sembra quasi pronto a balzare, a colpire, e poi sopra c'è una palma che è mossa dal vento, un leone, una palma, siamo in Africa, e in effetti ecco uno di questi colossi, quattro colossi che rappresentano quattro fiumi. Questo è il Nilo con il capo velato, si sta un po' scostando questa sorta di velo, perché non si conoscevano le sorgenti del Nilo. Si prosegue, si entra in un'altra parte del mondo. Considerate che nel 600 non si conoscevano tutti i continenti, si conoscevano solo una parte, diciamo, di queste grandi estensioni di terra. L'Australia era sconosciuta. Però non erano solo sconosciute diciamo le terre, ma anche gli animali. In effetti noi ci troviamo proprio vicino a una sorta di drago, di serpente marino, e laggiù in fondo a una creatura fantastica. Era chiamata nel 600 Taitu, ma in realtà lo conosciamo molto bene, è un armadillo, un animale molto docile, semplice, anche piccolino, ma all'epoca sembrava quasi un mostro. Considerate che è l'epoca in cui vedete quelle cartine con dei mostri che escono dal mare, tutto doveva ancora essere conosciuto. Allora continuiamo questo nostro viaggio attorno al mondo attraverso le sculture. Bisogna dire che questi quattro colossi sono stati ideati, progettati con dei disegni dal Bernini, ma poi lui li ha fatti realizzare dai suoi allievi, dai suoi collaboratori, perché diceva, giustamente, era facile realizzarli sulla base dei disegni. Lui invece si è occupato delle rocce che uscivano dai canoni artistici e voleva dare lui l'impronta a queste rocce. Continuiamo questo nostro viaggio. Abbiamo visto l'Africa con il Nilo. Qui siamo in America, perché se parliamo di armadillo chiaramente siamo sul continente americano, ed ecco questa statua famosissima che rappresenta il Rio della Plata e ha le sembianze di un indigeno, di un indio se volete, comunque di un abitante del continente americano, e la leggenda vuole che lui alzi questa mano in segno quasi di orrore perché un'opera realizzata dal Bernini criticava in questo modo questa facciata della chiesa progettata dal Borromini. Ma questa è una leggenda, perché quando è stata realizzata la fontana e quindi anche questa statua, la chiesa non era ancora stata realizzata. In realtà quest'uomo alza il braccio in segno di terrore, perché proprio sul lato dove mi trovo io adesso tramonta il sole, siamo a ovest, e per un indigeno vedere il sole che tramonta oltre l'orizzonte equivale stupore, timore, orrore. E accanto vedete dei fichi d'India, quindi continuiamo a essere nel continente americano. Accanto però c'è un cavallo, questa è l'unica scultura realizzata proprio dal Bernini, vi trovate di fronte alla sua genialità. E poi proseguiamo
questo è il Danubio, quindi siamo in Europa. Continuiamo questo nostro giro e troviamo un altro colosso. Questo colosso invece è il Gange e ha un remo perché il Gange era navigabile, quindi siamo arrivati in India, in Asia se volete. E questo movimento di acqua è essenziale, è come una roccia che si muove, già la roccia ha del movimento, ma l'acqua è essenziale nel barocco, nelle fontane e anche in questa fontana, col suo rumore, col suo movimento, dà vita in questa specie di scultura verso l'alto. Ma questa non è la sola meraviglia di questa piazza, ce n'è un'altra che si trova proprio alle mie spalle ed è lì che andremo ora.